Ciao a tutti, la Ternana sta pensando, in vista del prossimo campionato che inizierà il 13 agosto, di cambiare la preparazione fisica, il modo di allenamento e il modo di preparazione al campionato che verrà. Già una parte del lavoro di cambiamento è stato effettuato quando i ragazzi si sono fermati a fine campionato. Alcuni giorni in più per allenarsi fino a fine, mi sembra, di maggio, e poi vorranno revisionare la preparazione per il ritiro e per gli allenamenti pre-stagione da parte di Lucarelli e il suo staff, e staremo a vedere se questo cambiamento porterà dei benefici oppure no. Ovviamente c'è da valutare anche il fatto che il campionato del prossimo anno inizia molto ma molto prima. Per il resto, oggi è l'ultimo giorno per riscattare Bogdan e Kuzubias. A meno di clamorose sorprese, questa operazione non dovrebbe essere fatta dalla Ternana. Non ci resta altro che aspettare una data, il 1° luglio, data di apertura del calciomercato. E questi nomi girano, in questi giorni girano tantissimi nomi accostati alle fere. Però, per essere sicuri che vestiranno il rosso-verde, dobbiamo aspettare la notizia con il quale la Ternana ufficializza il colpo di mercato, e questa avverrà dal 1° luglio. Certo è che un'altra data importante è quella del 4 luglio, data d'inizio del ritiro, e se si vuole preparare il ritiro al meglio e in funzione della prossima stagione, la rosa deve essere quasi completa già dal 4 luglio. E dal 1 al 4 luglio ovviamente dovrebbero arrivare tanti giocatori, ma staremo a vedere cosa succederà. Per il resto, la città è in fermento, perché domani sera c'è l'evento all'Anfiteatro Fausto, dove alle ore 21, dove si celebrerà la prima storica promozione, ovvero si festeggeranno i 50 anni dalla prima promozione in Serie A. E nel frattempo la Ternana prova uno stratagemma, prova a cambiare la preparazione fisica, sperando che dia dei risultati già dalla prima fase cruciale di campionato e sia in forma già dalle prime giornate.